Ciao ciao ragazzi, buonasera, buonasera, benvenuti a questo video. Allora, sto andando a godermi un po' di football americano, terza divisione, Mad Bulls Barletta contro Elephants Catania. Ragazzi, consiglio, seguite questo sport, amate questo sport perché è bellissimo. È troppo divertente, troppo bello. Allora, video di oggi, appena da poco è finita SPAL Roma. È finita SPAL Roma da poco. La Roma ha perso 2-1. Adesso, cari romanisti, spiegatemi una cosa. Qual era il problema con Di Francesco? No, fatemi capire, perché la Roma vista oggi e quella vista in casa con l'Empoli fa cagare. Se questa doveva essere la svolta, cari romanisti, cospargetevi in capo di cenere. Tra l'altro siamo anche in periodo di quaresima. Io non lo so quale fosse il problema con Di Francesco. Quest'anno poi ho seguito poco. A me piace, essendo un grande fan di Carlo Zampa, seguivo spesso fino a un anno fa Rete Sport, una delle tante radio roma famigerate o famose a seconda di come la si pensa, radio romane, che dicono, che trattano l'argomento Roma. La Roma ha perso e ha meritato di perdere. La SPAL ha strameritato una vittoria. SPAL, che se non sbaglio non vinceva dalla gara d'andata con la Roma. Io non lo so, cari amici miei tifosi romanista, a me la Roma mi è simpatica, forse perché è stata la prima rivale della Juventus negli anni 80, forse perché ricordo Platini contro Falcao, tutti bellissimi ricordi. E sinceramente, anche se ero piccolo, avevo 9-10 anni, con grande dispiacere vidi la sconfitta della Roma, ricordo la sconfitta della Roma in finale con Liverpool. Quindi non parlo certo per rivalità, anzi, la Roma l'ho tifata e ci sono rimasto davvero di cazzo per il furto che avete subito in Coppa. Ma davvero, credetemi. Poi ribadisco, sono un grande fan di Carlo Zampa, quindi amici romanisti, sulla mia sincerità non potete dubitare. Ma quello che voglio dirvi io, qual era il problema con Di Francesco? Qual era il problema con Di Francesco, che per me è un grandissimo allenatore? Vi dirò di più, se dopo Allegri deve esserci, Di Francesco è tra i miei favoriti. Non lo so, è cambiato qualcosa? C'è stata quella scossa che si auspicava? Non lo so. Qual è il problema? Oddio, vi capisco, non solo vi capisco, ma sono dalla vostra parte quando avete contestato Monchi e Pallotta. Lì avete tutto il mio appoggio. Questi praticamente vi hanno venduto il miglior portiere del mondo e vi hanno distrutto il centrocampo quest'estate. Ma che colpe aveva Di Francesco? No, ditemi, che colpe aveva Di Francesco? Non lo so. Sulla partita, poco da dire. Praticamente non avete mai tirato in porta. La Roma non ha mai tirato in porta. Praticamente. Ha avuto una leggera supremazia nei minuti da dopo il gol 2-1 della SPAL. I due rigori, francamente, non lo so, c'erano e non c'erano, sia l'uno che l'altro. Forse c'era un po' di più quello su Dzeko, che vedo nervoso, insolitamente nervoso. Non lo so, questo Schick, che si vede che ha numeri, ha potenzialità, ma che tarda a esplodere. Ragazzi, gli anni passano, e questo qua ha fatto più gol in nazionale nelle poche presenze che ha, che in tutte le squadre di club in cui ha giocato. Non lo so, questo ragazzo a me sembra una specie di Ibrahimovic giovane, senza avere i numeri di Ibrahimovic, per carità,
che non esplode mai. Ibra trovò Capello, che parole sue gli ha insegnato a tirare in porta. Chic, non lo so. Certo non poteva essere indirizzato da Di Francesco, il quale predica un calcio più collettivo, non basato sui singoli. Non è che poteva star a perdere tempo dietro a Chic durante ogni allenamento. E voi sicuramente me lo potete confermare. Ma pensate che Chic, come tanti altri, possano fare il salto di qualità con Ranieri? Ragazzi, la carriera di Ranieri è finita all'Leicester. La carriera di Ranieri è finita all'Leicester. E non vi inganni quel famoso secondo posto dentro l'Inter di Mourinho. Quel secondo posto è una serie di combinazioni. Che quell'Inter di Mourinho sì, ha fatto il triplete, ma giocava di merda. Ma come potenziale quell'Inter, cioè, vi dava 20 punti come 20 punti prendestre il primo anno di il primo scudetto di Mancini. Ma Ranieri è un allenatore finito. No, è brutto dire finito, una parabola discendente. Che poi sia un traghettatore, non lo so. Che poi aspettiate Sarri, non lo so. E mettiamo caso che aspettate Sarri. Ma secondo voi Sarri farà meglio di Di Francesco? No, fatemi capire. Sarri secondo voi farà meglio di Di Francesco? Perché se aspettate questo, tanto vale. Tanto vale se aspettate il calcio spettacolo senza vincere niente, tanto vale riprendete Zeman. Non vedo differenze, francamente, fra Zeman e Sarri. In Inghilterra si sta vedendo. Comunque, tornando alla Roma, avete perso una grossa occasione. Una grossa occasione di avvicinare l'Inter. E l'Inter domani andrà per quel che serve, magari un pelino più serena. Sto passando la galleria, mi sto recando, ricordiamo, al Manzichiapoli a vedere Mad Bulls Barletto contro Elephants Catania. E stavo dicendo, domani l'Inter probabilmente parte da sfavorita, ma male che vada mantiene le distanze, anche perché la Lazio è incostante, comunque deve recuperare una partita. E non lo so, a meno che non si sia mollato proprio, a meno che la squadra non ha mollato, perché come ho detto a inizio video, oggi vabbè si è perso, ma già con l'Empoli la squadra ha fatto cagare. Non lo so, non so come la pensiate voi, amici romanisti. Io il mio pensiero l'ho detto. Per il resto, ditemi come la pensate. Possibilmente iscrivetevi al canale. Pollice su, pollice in giù. La Roma mi è simpatica. La Roma mi è simpatica, giuro. Ma così non andate lontano. Così non lo so. Ok, iscrivetevi al canale, ripeto, pagina Facebook, no, poi la farò la pagina Facebook. Metto qua questo bastardo. Scusate, pagina Facebook, iscrivetevi al canale, io vado a vedermi il football americano. Vi ricordo che domani mattina c'è il Gran Premio di Formula 1 e farò il video sul Gran Premio d'Australia. Anche se sembra essere cambiato veramente poco rispetto all'anno scorso. Un Hamilton strepitoso, è un Bottas sorprendente, 7 decimi e un secondo le Ferrari. Staremo a vedere domani con la gomma gialla, perché con le soft, ragazzi, al momento non c'è gara. Con le gomme soft al momento non c'è gara, se dobbiamo vedere le qualifiche. Iscrivetevi al canale, ci vediamo domani mattina. Io vado a spaccarmi un po' di football americano. Ciao!